Stati Uniti e Unione Sovietica gelano il sangue di un mondo diviso in due blocchi. Con l'installazione delle basi missilistiche a Cuba e la reazione navale degli USA, la guerra fredda raggiunge il suo culmine e la Terra è scossa dal pericolo di un conflitto atomico. Sono trascorsi poco più di 50 anni dal Giovedì Santo del 1963, quando il mondo accolse il testamento spirituale di San Giovanni XXIII, l'enciclica Pacem in Terris, pubblicata 2 mesi prima della sua morte. A tutti coloro che in quel momento ritenevano la pace un traguardo impossibile, Papa Roncalli risponde con un documento in cui essa si impone come un diritto e un dovere di ogni essere umano. La pace tra i popoli, secondo il Pontefice, è il riflesso di una personale e profonda conversione del cuore. Che al criterio della pace che si regge sull'equilibrio degli armamenti, afferma San Giovanni XXIII nella Pacem in Terris, si sostituisca il principio che la vera pace si può costruire soltanto nella vicendevole fiducia. Un documento ancora oggi drammaticamente attuale, come sottolinea il direttore dell'Osservatore Romano, Giovanni Maria Vian. Papa ha parlato addirittura l'anno scorso di una terza guerra mondiale frammentata a pezzi, ma questo non per paragoni impossibili con le due guerre mondiali del Novecento, ma per sottolineare che la pace è una questione da affrontare quotidianamente e che ci sono moltissimi conflitti dimenticati. Questo era anche lo scopo della Pacem in Terris nel 63, più di mezzo secolo fa, in un'epoca di grandi speranze, ma su cui gravava il conflitto, la minaccia del conflitto nucleare. Le parole di San Giovanni XXIII penetrano i blocchi e i muri di tutta la terra, perché a tutti gli uomini di buona volontà, credenti e non credenti, che si rivolge il suo appello di speranza. Una pace universale che non conosce confini è possibile solo se fondata sulla piena coscienza da parte di ognuno dei rispettivi diritti e doveri verso gli altri. L'amore, si legge ancora nell'enciclica, è l'atteggiamento d'animo che fa sentire come propri i bisogni altrui. Fin dall'inizio, in questo suo indirizzo a tutti gli uomini di buona volontà, non soltanto ai fedeli cattolici, apre uno scenario nuovo e tradizionale, perché la distinzione che introduce tra errante ed errore è già presente negli antichi testi cristiani, quindi, però è importante perché costituisce una base possibile di collaborazione tra uomini di fedi e di ideologie diverse. Questo viene continuato poi dal Concilio, da Paolo VI, è una responsabilità che è condivisa larghissimamente,